3, 2, 1, quando vuoi c'è prima. Bella domanda, non avevo i grandi sogni, diciamo che era facile pensare di poter ereditare in parte quello che è il lavoro dettato a suo tempo da mio padre. Quando ero piccolo il mio sogno era comunque sia fare quello che faceva mio padre, perché lo vedevo sempre molto impegnato e anche se arrivava a casa arrabbiato comunque sia contento alla fine di quello che riusciva a ottenere. Quindi è sempre stato un po' il mio sogno, diciamo. All'età, se ricordo bene, di 6 anni, quando i miei genitori mi portarono ad una partita di calcio della Dorland e tornai a casa tardissimo, distrutto, fra l'altro la squadra vinse, e mi ricordo che feci una dormita colossale. Come tutti i bambini era una peste di quelli esagerati, ero veramente iper scatenato e iperattivo e saltavo fra un materasso e l'altro facendo tarda, quindi mi buttavo giù da queste pile di materassi enormi. I miei figli, uno praticamente è nato nell'azienda, il più piccolo, mentre Riccardo, che era già un po' più grandino, era una cosa molto molto importante. A quell'epoca avevamo il deposito della Filotec, che era una ditta che faceva tessuti per l'arredamento, e ogni tessuto, ogni pezzo di stoffa aveva un cartello con i metri che c'erano dentro. Lui me li tagliò tutti quanti, poi fece un bel pacchettino. La tranquillità, bergamasca è molto tranquillo, anche se io sono un po' più esuberante, lui mi ha sempre calmato con la sua, lui è molto tranquillo. Io l'ho sempre detto, lo continuo a dire, che se tutte le aziende di materassi avessero avuto Dura dentro, per noi non ci sarebbe stato spazio, perché avrebbero già coperto tutto. Per fortuna invece Dura ce l'abbiamo noi. La tenacia che hanno, perché io me li ricordo a 40 anni con noi, chi in produzione, chi di là, ma la loro presenza c'è. Questa è la tenacia che hanno per portare avanti questa azienda ancora adesso. Diano è un genio. Quindi la sua genialità è da ammirare veramente. La passione sicuramente tutte e due, e Piero è una persona molto culata, quindi secondo me ciò che gli invidio di Piero è questo. Se fanno una cerimonia, un rinfresco, qualcosa, sempre ben venga. Con una bella mangiata, ballare, benissimo. Forse sei troppo lungimirante, se mi dicevi fra 20 forse era più tranquillo la sua risposta. Non ho una fantasia così importante, se abbiamo la fortuna che i nostri nipoti vengono qua dentro, spero che possa progredire ancora. Cosa hai? Il nostro uguale. Oh, aspetta che mi ha... questo è lo stoppio, eh? Che questa è una bella domanda. No. E non conti distinguibile di domande. Io direi liberi tutti.